Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura l'emergenza sanitaria. Dal 28 giugno cadrà anche l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Dubbi però sulla campagna dopo le ultime dichiarazioni del presidente De Luca. Passiamo ora alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha smascherato alcune truffe nelle vendite all'incanto e riciclaggio di denaro sporco. Ieri invece, in occasione della giornata della musica, la fanfara dei Carabinieri di Napoli ha suonato nelle principali piazze della città. In conclusione, la polemica sui parcheggi a Torre del Greco. Le aree della Salle e della Santissima Trinità potrebbero diventare sosta a pagamento con le temute strisce blu. Questo ed altro nei nostri servizi. Italia pronta a salutare anche le mascherine. Via libera del CTS allo stop alle mascherine già dal prossimo 28 giugno. Il CTS ritiene che nell'attuale scenario epidemiologico, a partire dal 28 giugno, con tutte le regioni in zona bianca, ci siano le condizioni per superare l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto, salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento. Dal 28 giugno superiamo l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal CTS. Lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza con un post su Facebook. Secondo gli esperti del CTS sarebbe opportuno comunque mantenere il distanziamento, se non si è congiunti, e la mascherina andrà comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento all'aperto, così come sui mezzi di trasporto, ma non quando si è a tavola. Sulla decisione ha influito anche la percentuale di vaccini somministrati in Italia. Al momento già oltre il 53% della popolazione ha almeno una dose e circa il 27% ha completato il ciclo. Dovrebbe inoltre essere sciolta a breve la riserva sull'apertura delle discoteche, che dovrebbero poter ripartire dagli inizi di luglio e sicuramente con l'obbligo del Green Pass. L'utilizzo del certificato verde sarà operativo dal prossimo 28 giugno nel nostro paese e dal 1 luglio sarà utile per spostarsi in tutta Europa, con la possibilità di ottenere il QR code attraverso le app Immuni o su Io, oppure stampandolo in farmacia con il supporto del medico di base. Dubbi però per quanto riguarda la Campania. Venerdì scorso, nella consueta diretta Facebook, il governatore De Luca era stato chiaro sulla questione mascherine. A volte si determinano i meccanismi imitativi. Se si decide che è facoltativo togliere o mettere la mascherina, alla fine ci saranno soprattutto ragazzi che saranno imbarazzati a camminare con la mascherina, quando la gran parte dei loro colleghi non lo fa. È uno dei motivi, ribadisce il presidente, per i quali credo che manterremo l'obbligo di usare la mascherina anche in estate. È evidente che a casa, al mare, al ristorante se ne fa meno, ma con il numero di positivi che abbiamo ancora oggi non possiamo permetterci di correre rischi. Nella mattinata odierna i finanzieri dei nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari e Napoli e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata hanno eseguito nell'Interland partenopeo 7 misure cautelari disposte dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta delle direzioni distrettuale antimafia nei confronti di due persone rispettivamente classe 90 e 87, entrambi già detenuti in carcere in quanto ritenuti gravemente indiziati della commissione dei reati di trasferimento fraudolento dei valori, riciclaggio e autoriciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso e finalità agevolative del sodalizio denominato Clan Orlando. Contemporaneamente, per le medesime ipotesi di reato è stata data esecuzione alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di altri due soggetti, uno dei due per il solo delitto di turbata libertà degli incanti, per aver interferito sul regolare svolgimento di un'asta giudiziaria in una procedura esecutiva immobiliare, determinando un rialzo del prezzo di vendita di un appartamento sito in Marano, onde impedirne l'acquisto da parte di una persona che vi partecipava in buona fede. I provvedimenti cautelari scaturiscono da indagini coordinate dalla Procura di Napoli, avviate a partire dal mese di aprile 2019, nei confronti di un gruppo di narcotrafficanti composto da soggetti campani e sardi, che avevano organizzato il trasporto di ingenti quantitativi di hashish sull'asse Napoli-Mediocampidano.
L'esame della documentazione acquisita nel quadro delle accennate indagini e l'arricchimento delle stesse attraverso accertamenti bancari e patrimoniali ha consentito di ricostruire molteplici e sistematiche operazioni di acquisto di beni mobili e immobili, anche mediante la turbata libertà degli incanti in procedure esecutive, nonché di attività commerciali compiute tra il 2014 e il 2018, riciclando e reimpiegando i proventi dei reati commessi e intestandoli a compiacenti prestanome. Questi ultimi sono stati totalmente asserviti agli illeciti affari del principale indagato, inserito nel sodalizio camorristico degli Orlando, egemone del comune di Marano, in provincia di Napoli, con i cui plenipotenziari egli intraprendeva frequenti e stabili rapporti. Gli indagati, al fine di schermare i beni illecitamente acquistati, hanno altresì impiegato una persona fisica nell'acquisto di un immobile da una società riconducibile al cognato dei fratelli di diverso cognome per errore all'anagrafe, Nuvoletto Antonio e Nuvoletta Filippo alias Ocecat, esponenti di spicco dell'omonimo sodalizio camorristico del clan Nuvoletta. Ieri pomeriggio, in occasione del 27° anniversario della festa della musica alla fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, si è esibita tra le principali piazze della città di Napoli, coinvolgendo i cittadini e gli svariati turisti di passaggio. Il percorso musicale della fanfara è iniziato nel cortile interno dell'ospedale Vecchio Pellegrini. Presente all'evento il comandante della Legione Carabinieri Campania, generale di divisione Maurizio Stefanizzi, il comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, generale di brigata Cagno Giuseppe Lagala, il direttore sanitario dell'ospedale dottor Alfonso Basso, il primicerio dell'Arciconfraternita dei Pellegrini Vincenzo Galgano, personale medico della struttura e don Tonino Palmese della Fondazione Polis. Diversi degenti che hanno apprezzato le note della fanfara, affacciandosi alle finestre dei reparti, applaudendo e unendosi al coro dell'inno italiano. I musicisti dell'arma si sono poi spostati in Piazza Dante, esibendosi davanti al convitto Vittorio Emanuele, accompagnati dai canti di studenti e turisti. E ancora in Piazza Salvo d'Acquisto, davanti al monumento intitolato alla celebre medaglia d'oro al valore militare recentemente restaurato, la fanfara del 10° Reggimento Campania ha proseguito il suo cammino musicale, trascinata dall'entusiasmo dei presenti. Il concerto itinerante si è concluso in bellezza nella Galleria Umberto I, dove le note dell'arma dei carabinieri si sono intrecciate a quelle suonate dalla fanfara della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta e dell'Esercito. Una cornice magica culminata negli applausi divertiti della cittadinanza. Strisce blu nei parcheggi liberi di Torre del Greco. È polemica dopo la scelta dell'amministrazione di regolare la sosta nei parcheggi della Salle e della Santissima Trinità. Come ben sanno residenti e avventori, il parcheggio in quelle zone è da sempre gratuito, con posti delineati dalle strisce bianche. Per questo motivo sono in tanti ad usufruirne, specialmente per il parcheggio La Salle, dove sostano dipendenti dei vicini uffici comunali, visitatori del cimitero e soprattutto i numerosi residenti che non possono disporre di altri posti auto gratuiti o interni ai condomini. Imporre le temute strisce blu comporterebbe un esborso giornaliero considerevole. È quello che ha denunciato anche il consigliere comunale Luigi Caldarola, ricordando che l'idea di introdurre la sosta a pagamento è un retaggio dell'amministrazione Borriello. Per il consigliere, l'attuale giunta dimostra di non andare avanti, ma di riproporre questioni antiche, il tutto a discapito dei cittadini. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione@tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto, io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi.